Dunque, i ricordi della latteria, quello che posso ricordare io, mio padre era un azionista, Ghevolazio, e Leo Krumpadon della Vedova nel 22, 1922 era venuto a casa nel 20 da militare e non aveva più né padre né madre, era andato a abitare con un prozio, zio Pep, che era padrone del Pianell Alpe qua sopra. Di lavoro non ce n'era in fabbrica. L'enorme zio che dice, ven sull'Alpe insieme da me, che pulenta gne. E sull'autunno continua a ca, io pensavo, di uomini in montagna, caos, da lavare, marsin, arrangiare. E il mio zio che dice come al mio papà, sposa, che come bisogna una donna in casa. Mio zio era vedovo, aveva tantissima roba, prati, stalle, boschi. Però aveva solo un fratello, zio Paolo, che le morì, la zia Rosina, la morta anche a culo. E il fa, se ti voglia, chi sta insieme a me, ti porta avanti l'azienda qui e mi lasci tutto. E non mi pare che spassare la mia mamma, che la caricava Alpi Minerola. Aveva 19 anni e l'ho vista passare due o tre volte, no? E che scrigna lettera da Troas, in tipo in cai, da Gattugno, e in Aur la sera che bisogna parlare. Se ho visto i 3 o 4 volte che la passavano la sciovera. E come svolgono, dice, mi ho sposato. E la mia mamma è crollata dall'albero, come dice, ma come sposiamo? Quindi si neanche, e mi, noi come bisogno di una donna, e adesso mi sono neanche pronta, con quei lanzoni, la frusma, le mie pronte. E poi mi ha preparato, in totale, la fine a gennaio sono sposati. La mia mamma dice, 9 anni, 9 mesi dopo che nasce la mia sorella, la maglia, la prima sorella. Siamo tre fratelli, tre sorelle, dunque si chiamava come Emil Fiorenzo la morte a 7 mesi per l'infezione del vaiolo. E la mia mamma, povera donna, l'era una ca, besti, il cuso la lavorava, quella povera donna. Per me me la ricordi sempre. Mi piaceva ballare e scappare da là per la ballare, perché a me il ballare era una fonte di vita, arrivava su mare d'ora dal noce. Lei lo dormiva a me, mi spicciava, fa il caffè, la grama, e i soliti parole che mi diceva, sereo a terra, e domattina andavo su per suo, lì sei arrivato tardi, però bisogna alzarsi presto, mi accettava sempre bene, povera mamma. E alla fine, nel 22, mio padre, le mucche erano aumentate perché si è girato anche mia mamma, no? E non ancora un palazzo, perché per andare alla e riportare il latte bisognava essere azionisti, bisogna avere un'azione. Questo della vedova che era andato ad abitare Domodossola, lui non lo usava più e mio padre è venuto a sapere e è andato a comprare l'azione. E lì quando eri azionista potevi portare il latte. E ogni sera e ogni mattina andavi col latte, veniva pesato e poi il casaro tutte le sere tirava il conto e chi arrivava al massimo di quantità latte versato mettevo sulla lavagnetta il nome della tua azione. Tu andavi a portare il latte, vedevi il numero, non sapevi che il giorno dopo toccava a te guaciare. Allora portavi la legna, perché allora si faceva ancora per scaldare il latte con la legna. E mi ricordi la mia mamma che la diceva, portami un po' più sé di legna, perché la dura il quagion dopo, che ne ha bisogno anche lui, troppo brava la mia mamma. Inizialmente i casari abitavano sopra la latteria, perché quando i promotori della latteria sono stati i Calderoni, che avevano la masseria giù al Mulin, poi erano i migliori azionisti della società qua giù, al Sur Pep era un promotore, una persona che ci teneva tantissimo per la latteria. Tra l'altro la nostra latteria, anche sul muro si legge ancora la scritta premiata latteria di Casale, perché aveva vinto un premio a un'esposizione di formaggio e di burro. Poi c'è i casari che venivano qua, per esempio il primo Alvaretta, Nil Alvaretta, al Peder Magister che abitava su a San Ferm, lui stava vicino e andava a dormire. Alvaretta invece le sta qui. Voglio ricordare un caso di un casaro, non faccio il nome perché diciamo è una cosa un po' particolare, aveva una famiglia numerosa e dopo le aveva dismesso da fare qua giù a casale e lavorava anche a terra.
L'hanno accusato di aver rubato un pezzo di cinta, di cuoio, ma lui non l'ha rubata, l'ha presa, sì, l'ha presa, per solare i zoccoli di matrai. Quello non è rubare, è una necessità, io penso, no? Per solare i zoccoli che dovevano durare più sé, perché i figli erano tanti e non potevano andare scalzi d'inverno.